5 decessi in un solo giorno nelle Marche non si ricordavano dai tempi della terza ondata. Il Covid continua a fare vittime che hanno toccato quota 3.142 in regione dall'inizio della pandemia. Il più giovane è un 74enne di Loreto, mentre il più anziano è un 89enne di Pesaro che però non aveva patologie pregresse. E dopo la frenata del lunedì tornano a correre anche i dati sui positivi giornalieri, 264 nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di contagi si registra in provincia di Ancona, 90, segue Ascoli Piceno con 60 casi, Fermo 50, Pesaro Urbino 34, Macerata 20, 10 da fuori regione. Il tasso di incidenza cumulativo è in crescita, 135,01 rispetto a 132,47 di ieri. La buona notizia è però la lieve flessione dei ricoveri, meno 1 rispetto a ieri per un totale di 90 pazienti Covid negli ospedali marchigiani. Una situazione che riporta sotto la soglia limite della zona gialla le terapie intensive, con un 9,2% di occupazione dei posti letto, mentre in area medica sono al 7% con il limite fissato al 15%. Insomma, per ora non c'è nessun rischio di cambi di colore, ma sul Super Green Pass, in zona arancione solo per i vaccinati, tema che giovedì tornerà sul tavolo Stato-Regioni, Acquaroli torna ad esprimere la sua contrarietà. Io spero che innanzitutto non si arrivi alla zona arancione, la posizione innanzitutto, perché sarebbe, diciamo, già un momento di difficoltà per tutti. Sul fatto di introdurre le restrizioni nella fascia arancione solo per i non vaccinati, che cosa dirle? Io penso che siano inefficaci. Noi abbiamo un 15% di popolazione che attualmente non è vaccinata. E abbiamo una percentuale, una fetta di popolazione che non può vaccinarsi. Nella nostra regione sono circa 200.000 persone. Chi non si è vaccinato, comunque andando al lavoro, andando a scuola, prendendo il mezzo pubblico, andando nei supermercati o in farmacia, comunque ha un contatto, perché non è che, insomma, e quindi non so se è una misura che sarà sufficiente. La perplessità è su quell'aspetto.